Bentrovati e ospitalità, eh? rubrica Fate Bene Fratelli della provincia Lombardo-Veneta. Un ben trovato a Fran Marco Fabello, direttore della rivista Fate Bene Fratelli. Bentrovati a tutti e anche a lei. Grazie. Ospitalità, eh? familiari e Alzheimer. Oggi, anche oggi, siamo su questo tema. Si è recentemente celebrata la giornata mondiale dell'Alzheimer. L'Alzheimer è una malattia che eh, riguarda ormai oltre 600.000 persone soltanto nel nostro paese e fra Marco, una malattia che toglie la memoria e non solo, e che riguarda e coinvolge soprattutto i familiari, perché beh, intanto diciamo che è una malattia su cui tutto il mondo sta ricercando, sta cercando di capire, di sapere, sta investendo molte risorse anche con molte delusioni perché alcune case farmaceutiche, ad esempio, hanno Smesso di eh, percorrere strade di ricerca sulla, sui farmaci per l'Alzheimer perché hanno avuto troppi fallimenti, ma detto questo c'è anche da riconoscere che eh, ricercatori eh, di tutto il mondo, appunto, con associazioni che esistono in tutto il mondo, eh, stanno lavorando molto. Il problema è proprio questo: come riuscire a, dare una, a far star meglio o a rallentare la corsa della malattia perché i familiari possono in qualche modo non essere così martiri di una situazione veramente difficile e credo che eh, forse bisogna studiare anche metodi e sistemi nuovi e diversi proprio in favore dei familiari perché in questo momento mi sembra di poter dire che se il malato eh, ha 5-10 anni di vita con questa malattia i familiari sono malati dal primo giorno che hanno saputo di questa malattia dei loro cari e stanno vivendo e vivono una situazione veramente complicata, difficile, precaria, e qualche volta nella solitudine. A Brescia c'è un centro importante, un IRS dei Fate Bene Fratelli, che si occupa di ricerca e cura di persone con. Sì. disturbi mentali quindi anche per quanto riguarda l'Alzheimer sì in particolare per l'Alzheimer c'è Alzheimer e psichiatria ma sono tutte e due malattie mentali eh, però ecco, sull'Alzheimer in particolare c'è una corsa a capire ma eh, credo che i ricercatori siano davvero molto molto arrabbiati qualche volta per non riuscire a trovare quella cosa lì che eh, prima o dopo deve pur venire fuori insomma e su Familiari Alzheimer vogliamo ascoltare adesso Orazio Zanetti, direttore Unità Alzheimer dell'IRS Fate bene, fratelli di Brescia. Il tema dei familiari è un tema centrale nell'assistenza alle persone con disturbi della sfera cognitiva e in particolare con malattie di Alzheimer. 80 85% delle persone con demenza è assistita dai propri familiari, supportano un peso psicologico enorme e un peso economico altrettanto enorme. Troppo spesso si dice che dovrebbero essere target di interventi, ancora troppo spesso i familiari sono lasciati soli. Quanto all'attività del nostro IRCCS, del nostro centro per la memoria, da anni dedichiamo molte risorse al supporto e alla formazione dei familiari e all'accompagnamento nel corso della malattia. Questo X cosa offre oggi? Oltre alla diagnosi c'è moltissimo da fare. La diagnosi resta un punto fondamentale, deve essere la più tempestiva possibile perché consente di stabilire un'alleanza con il malato e con i familiari. Oltre alla diagnosi, accanto alle terapie farmacologiche, accanto al supporto e alla formazione dei familiari e delle badanti, è importante mettere in atto interventi di tipo non farmacologico o riabilitativo, rivolti sia alle facoltà cognitive, rivolti alle anche alle funzioni motorie. Quello che offriamo all'interno del Dei Ospita, del nostro IRCCS, sono per esempio percorsi di stimolazione cognitiva individuale e, e di gruppo e interventi di riabilitazione motoria. Bene, Fran Marco, torniamo a un dato interessante che ci ha fornito il dottor Zanetti: l'85% dei pazienti con demenza è assistita da familiari troppo spesso lasciati soli. Sì, perché quando c'è in famiglia un familiare malato di Alzheimer oppure malato psichiatrico in genere, ma comunque malato di Alzheimer, la Tendenza degli amici e de, de anche di molti familiari di allontanarsi e rimane con questo malato solamente il marito, o la moglie, o il figlio, o la figlia, e con una solitudine che pesa quanto alla malattia della, del congiunto. E questo è veramente uno strazio per persone che per anni e anni eh, si caricano di questo. Di questo, di questo impegno, che certamente è una manifestazione di grande amore e di grande dignità. E a questo punto eh, inserirei queste due testimonianze: sono due donne, due familiari di persone con Alzheimer, ascoltiamole. E la cosa più importante per un familiare è l'esserci: poter stare vicino il più possibile al proprio caro. Perché è una malattia che allontana molto, perché spaventa, perché c'è questo rifiuto a non accettare come mai la persona che tu ami cambia così drasticamente, perché a volte arrivano a fare delle cose impensabili. E questo vuol dire, vuol dire che dopo la mia esperienza che dura da quattro anni, la cosa essenziale è... La presenza. L'amore perché rimane l'unico linguaggio con il quale puoi interagire, perché un abbraccio, una carezza, il tuo modo di esserci, loro lo percepiscono sempre perché poi ogni malato di Alzheimer si manifesta a modo suo. Purtroppo il mio papà aveva un wandering, che è un cammino continuo di giorno e di notte, quindi a volte scappava dalla finestra e dovevamo tenerlo, è molto difficile. Fortunatamente ci sono centri come questo dove il mio papà è stato, Fate bene fratelli, che sono riusciti a indirizzare la terapia. E a darci un aiuto anche a noi familiari. Ed è importantissimo il supporto di tutto questo. Qual è il supporto dei servizi territoriali? Abbiamo diciamo, una presenza che comunque aiuta queste famiglie? Eh, sì, nel senso che noi siamo stati fortunati l'abbiamo trovata qui nel centro, Fate Bene Fratelli, ma penso che sia l'unica nell'ambito di questo territorio in grado di poter aiutare i familiari e eh, i pazienti di Alzheimer. Quindi penso che sia rispetto al numero dei pazienti dai malati di Alzheimer eh, molto eh, limitata. Una maggior disponibilità eh, soprattutto per la ricerca perché è da lì che si parte poi per poter curare gli Alzheimer. Se non c'è eh, ricerca non si arriva neanche alla cura della malattia vera e propria. E poi eh, un um, maggior investimento nelle strutture che possano eh, ricevere, aiutare e curare i malati di Alzheimer e i loro familiari. Bene, Fran Marco, gli spunti sono tanti, io mi soffermerò intanto sul fatto che per un familiare è importante riuscire a essere una presenza accanto alla persona malata, ma se l'impegno diventa troppo gravoso, diciamo eh. anche questa presenza può venire a vacillare, potrebbe vacillare. Ma eh, se abbiamo notato le due persone che hanno parlato erano entrambe molto emozionate, molto, molto stanche anche da un certo punto di vista, a me non si notava. E questo è ciò che succede a tutte le persone, a tutti i familiari che si occupano in continuazione di questi malati. Bisogna trovare la possibilità, la capacità di dare loro momenti di sollievo, momenti di riposo, momenti in cui eh, portare la mente fuori da questo. E poi credo che sarà impossibile, ma, perché queste persone sono assolutamente integrate, legate e unite da un amore profondo e quindi questo non potrà mai distogliere da questo compito però certo qui non brilla lo stato non brillano le regioni per attenzione a queste persone non brillano le strutture cioè è un mondo da fare da, da costruire è un mondo che richiede molte risorse economiche perché 700 600 700 mila malati non è non è una cosa da poco se pensiamo che lo solo, l'80% non è preso in considerazione. Malattia ad Alzheimer, percorsi terapeutici, il dottor Zanetti ha profilato un po' i tre percorsi principali, può essere quello farmacologico ma soprattutto quello riabilitativo e eh, importante è quello... Che riguarda la ricerca scientifica, la, insomma, la stessa familiare diceva: non c'è ricerca, dicevamo, non c'è cura se non c'è ricerca. Lo dicevamo prima e si ripete anche adesso, ma in qualsiasi ambito della medicina non c'è cura se non c'è ricerca, soprattutto. In situazioni come questa, che però ormai dura da molti anni, non si è riusciti ancora a trovare nulla di preciso che possa combattere la malattia. Può combattere alcuni sintomi, ma la malattia, purtroppo, non c'è ancora nulla per essere combattuta e curata. E su questa via la ricerca scientifica. Ascoltiamo proprio una ricercatrice dell'IRCS, Rosa Manenti. Nuove tecnologie e nuovi trattamenti nella malattia d'Alzheimer. Cosa è emerso? Eh, nella ricerca per la malattia d'Alzheimer attualmente stiamo affrontando due aspetti in modo generale. In primo luogo il eh, mh, definire dei nuovi percorsi eh, diagnostici. Che mediante l'utilizzo di varie tipologie di marcatori possano portare a una diagnosi precoce della malattia per cui intercettare il paziente con malattia d'alzheimer ai primi sintomi della patologia in secondo luogo eh, valutare l'efficacia di trattamenti innovativi mediante l'utilizzo di attrezzature innovative all'avanguardia che possano portare associati al trattamento farmacologico a nostra disposizione al maggiore beneficio possibile nel paziente per cui le di riabilitazione innovative per dare miglioramenti dei sintomi della malattia d'Alzheimer e fare in modo che questi effetti possano durare più a lungo nel tempo. Bene, Marco La Ricerca appunto per la migliore assistenza. Sì, io mi ricordo che già il primo anno che ci trovavamo qua parlavamo già della malattia di Alzheimer, dei malati di Alzheimer meglio e credo che da, se prendessimo la registrazione di allora e le guardassimo oggi, credo che abbiamo ripetuto per tanti anni le stesse cose. E questo purtroppo è la storia. Ancora siamo all'inizio. C'è ad augurarsi che questo inizio abbia, trovi un'autostrada aperta dove eh, ricerca, cura, riabilitazione possono davvero essere efficaci. E con questo auspicio ringraziamo Fra Marco per essere stato con noi. Lo salutiamo, torneremo sul tema Alzheimer, anche proprio sull'aspetto più specifico della ricerca. E a voi tutti che ci seguite, un arrivederci alla prossima puntata.